Bentornati nella sala giochi di 80 voglia di Arcade. Ace finalmente torna a tenervi compagnia. Questo video durerà, ormai non lo dico perché tutte le volte che dico durerà poco, poi dura 40 minuti. E torno dopo due settimane di pausa, due settimane abbondanti, anche se le live sono riprese, soprattutto il nuovo appuntamento del venerdì, però adesso vi racconto tutto con dovizia di particolari. Perché? Perché una nuova stagione si prospetta davanti a noi, ci sono tante novità, ci saranno tante novità, spero vi piacciono tutte, e cominciamo dal prossimo fine settimana. Che succede il prossimo fine settimana? Ve lo dico subito, prima però registratevi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, sul nostro canale YouTube. Vi aspettano tante guide, tante recensioni di vecchi giochi, tante dritte su come poter giocare con i vecchi giochi, quelli che abbiamo vissuto durante la nostra infanzia, completamente gratis sul vostro computer, oppure se volete realizzare una plancia o un cabinato, c'è tutto, tutte le guide che vi servono. Ci sono anche i nostri social, Instagram, Twitter, TikTok e Twitch, dove ci trovate la sera in diretta 3 giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. E qui dopo vi spiego la prima novità. Vi dicevo, cominciamo. No, aspettate, ho scordato il mio sito. www.strananet.it oppure www.80vogliadiarcade.it. Se vi volete regalare una plancia, un cabinato o un bar top fatti a mano. Perché sì, noi ancora facciamo le cose a mano. Dunque, iniziamo dalla nuova stagione. È settembre, riprende un po' tutto, anche se noi avevamo già ripreso le live, come avete visto in questa settimana, anche la settimana prima. Il venerdì sera su Twitch e YouTube c'è Joystick, la nostra storia dei videogiochi, insieme a Marco e Yuri. Abbiamo iniziato da 2 settimane, potete recuperare le live se ancora non le avete viste. Questo appuntamento andrà avanti per 52 settimane, faremo un anno intero. E al termine di questo anno cercheremo anche di fare una pubblicazione, quindi metteremo su un libro tutte le 52 puntate di questa nuova avventura. Quindi seguiteci, partecipate, perché lo facciamo insieme a voi, noi raccontiamo la storia dei videogiochi, ma chiediamo anche quali sono i vostri ricordi, se voi avete vissuto le nostre stesse cose. Quindi appuntamento il venerdì sera per un anno, quindi almeno fino alla prossima estate, Marco, Yuri ed Ezio vi faranno compagnia con Joystick, la nostra storia dei videogiochi. Vi accennavo prima che sabato e domenica c'è il primo grande evento organizzato non solo da me ma da tantissime persone, grazie soprattutto poi al comune di Ladispoli che si è fatto promotore dell'iniziativa, ci ha dato il patrocinio e soprattutto ci ha dato una location meravigliosa che è la piazza Rossellini a Ladispoli. Che cosa ci sarà? Ci saranno 2 giorni veramente di festa, ingresso gratuito, fumetti, videogiochi, cosplay, giochi da tavolo, tutto, guarda, tantissime cose. Però, per farvi capire bene quanti siamo ad organizzare questo evento, io ho con me, dovrebbe esserci già, la vedo, una bellissima ragazza che si chiama Jasmine ed è la titolare, ecco, lei che organizza il cosplay, la gara di cosplay, e tramite la sua associazione che è Incantails, e io lascio la parola a Jasmine. Ciao a tutti amici di Ladispoli Comics and Games, vi aspettiamo domenica 8 settembre in piazza Rossellini a partire dalle ore 17 per il Grand Cosplay Contest. Ci sarò io, ci sarà tutto il team di Incantails e quindi invitiamo tutti i cosplayers ovviamente a iscriversi alla gara. Le iscrizioni sono già aperte online sul sito di Incantails, troverete anche i link sui vari post relativi al contest sui nostri social e potete iscrivervi online per l'appunto entro le ore 15 di domenica 8 settembre. Noi vi consigliamo vivamente di iscrivervi il prima possibile in modo tale che voi possiate inviare il vostro audio e noi possiamo controllarlo e vedere se va tutto bene, se è tutto ok, se rispetta il regolamento. E a proposito di regolamento, troverete anche quello sul sito di Incantails, www.incantails.com, e potrete visionare
quelle che sono le restrizioni, le modalità di salita sul palco, l'accesso anche per chi ha delle disabilità, quindi insomma ci trovate tutte le specifiche. Io vi consiglio di partecipare perché questa nuova edizione di La Dispoli Comics and Games sarà veramente molto ricca, il palco è bellissimo, grandissimo e ci sono dei premi in palio molto interessanti perché avrete a disposizione vari buoni di diversi importi da spendere come volete sul sito oggettifantastici.com, quindi action figure, Funko Pop, gadget di tutti i tipi, chi più ne ha più ne metta. Ci sono ben 5 categorie premiate, quindi per il miglior sartoriale, crafting, styling, ovvero trucco e parrucco, creativity e performance, quindi esibizione e interpretazione. Perciò partecipate numerosi, noi siamo disponibili su tutti i canali di Incantelse per rispondere anche a vostre eventuali domande e vi aspettiamo in fiera anche sabato 7, ovviamente, per tutti coloro che vorranno già partecipare in cosplay al di là del contest e, come dicevo, soprattutto domenica 8 settembre alla Dispoli Comics and Games. Oh, grazie alla nostra Jasmine, mi raccomando, trovate anche tutto quello che lei ha detto, sito, regolamento, i link, ve li metto in descrizione che così è più facile. Quindi abbiamo affrontato la parte dedicata al cosplay, mi raccomando perché come ha detto Jasmine, se volete venire anche il sabato, noi siamo lì dal sabato, potete venire in costume, a noi ci fa solo che piacere. Domenica ci sarà la gara, ma questo non toglie che se già volete partecipare il sabato, comunque dalle 10 di mattina alle 23 noi saremo presenti in piazza. Saranno tante le attività che verranno svolte. Ci saranno sessioni di Dungeons and Dragons con Simon e la sua associazione, saranno tante le attività, come ho detto. Ci sarà anche Simon, che è un gran dungeon master, vi farà passare dei bellissimi momenti. Ci saranno delle sessioni di Dungeons and Dragons, grazie a Modular Dungeons, appunto al nostro Simon. Ci sarà un'area giochi per giocare ai giochi da tavolo, per giocare all'Orcana, per giocare a giochi di carte. E chi meglio del nostro Alberto dei Civettoni può raccontarci che cosa troverete nell'area giochi della Dispoli Comics and Games? Ciao Ezio, grazie di avermi interpellato e che dire, siamo ai Civettoni, io sono Alberto, quello che vedete dietro di me è il negozio e normalmente verremo a trovarvi alla Dispoli, organizzeremo il torneo di Lorcana dove si vincono ben due Stitch più altri premi in base ai partecipanti e ci saranno i tavoli dove poter provare i giochi, ci sarà il nostro punto vendita, ci saranno tantissime cose che potrete fare nel negozio, nella fiera. Quindi saremo presenti alla Dispoli Comics. Un saluto da Alberto e ciao, ciao, ciao. Se volete sapere altro, aspettate grandi cose. Ciao. Ok, devo dire che anche Alberto ne ha, quindi anche su quel piano ci sarà da divertirsi. Ve l'ha spiegato, ci sarà un bellissimo torneo di Lorcana con dei premi meravigliosi, due Stitch, che da soli varrebbero, io penso stiamo sulle 400 euro a carta, se non sbaglio, eh? Quindi ce ne sono in palio ben due, primo e secondo posto. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo, iscrivetevi al torneo andando sul sito dei Civettoni. Potete farlo anche la mattina se c'è rimasto posto, ma questo vi consiglio di farlo prima se potete. E poi che cosa c'è? C'è ancora una persona a cui dobbiamo dire un grazie enorme perché porterà dei pezzi da collezione, alcuni dei quali penso che io non ho mai visto dal vivo. Uno in particolare, però io non vi dico nulla, ma lascio parlare. Allora, questo qui lo porto, questo pure. Ah, salve Ezio, scusami se mi trovi un po' distratto, ma sto cercando di sistemare tutte le cose da portare il 7 e l'8 settembre alla Dispoli Comics and Games, e più che altro al Museo del Retro Games. Come vedi, le mie spalle un po' spoglie perché
le cose sono tante da portare e cercherò di fare il meglio possibile. Voglio ringraziare più che altro te Ezio e tutti gli organizzatori per avermi ospitato. Per me è la prima volta che faccio parte di una fiera così importante, di un evento così importante, più che altro anche del Museo del Retro Gaming. E cosa abbiamo cercato di fare con te, perché anche tu porterai dei pezzi, e con gli altri ragazzi? Abbiamo cercato di creare un museo del retro gaming, nel senso di tutte le console che sono uscite dai primi tempi fino ai giorni d'oggi. Cercheremo di fare il meglio possibile e io cercherò di dare il mio apporto per quanto riguarda il discorso Nintendo, che è l'argomento che tratto sul mio canale YouTube. Qui ti faccio un piccolo spoiler, vi faccio un piccolo spoiler, porterò un po' di cassettine, sto cercando di organizzarmi a portare dai primi Mario Bros al Wild Gunman, questo gioco ragazzi che è comparso anche sul film di Donald Furlo 2 e tante altre cosine. C'è la prima Zapper, vi porterò anche quella lì, la Zapper che ha fatto, che è arrivata da noi in Italia, e altre cose, altre chicche, Ezio, che tu ben sai, sono riuscito a rimediare. Che altro dire, spero che veniate numerosi, l'evento sarà fantastico, già ve lo dico, quindi io vi aspetto il 7 e l'8 settembre alla Dispoli Comics and Games, più che altro al Museo del Retro Gaming, vi aspetto. E dobbiamo ringraziarlo, il nostro Stefano, il NES del Seba, che porterà dei pezzi fenomenali al Museo del Retro Game, che si terrà, verrà allestito presso il Circolo Chaplin. Vi ricordate Alessio, lo abbiamo intervistato, abbiamo fatto noi un video con lui, vi abbiamo fatto vedere il Chaplin. Ecco, lì verrà allestito il Museo del Retro Gaming, una cosa meravigliosa. Anch'io porterò dei pezzi, niente male. Allora, io di carne al fuoco ne ho messa tanta quest'anno. Il lunedì ci sarà un nuovo appuntamento, perché Manuel ha deciso di non collaborare più con me e Gaetano, quindi faremo io e Gaetano qualche cosa insieme. Adesso la organizziamo, ma già iniziamo questa sera. Probabilmente si chiamerà Il Lunedì è Live, visto che abbiamo già la sigla, ringraziando il nostro mitico Graziano che ce l'ha fatta. Quindi ci saranno novità anche sulle live. Il mercoledì si continuerà a giocare con il mio cabinato e quest'anno andremo avanti così almeno fino al prossimo agosto. Io per ora vi ringrazio, sappiate che abbiamo ricominciato alla stragrande. Giovedì prossimo vi parlo di mini PC, vi do un paio di dritte, su un paio di consigli per gli acquisti e un paio di test che vi faccio, così vi faccio vedere un po' di cose. E niente, io quindi vi aspetto tutto quest'anno con questi nuovi appuntamenti. Dopo correggerò anche la scaletta su Twitch, ma soprattutto vi aspetto sabato e domenica alla Dispoli per il La Dispoli Comics and Games. Ok? Allora, se ancora non lo avete fatto, fatelo subito, iscrivetevi al canale YouTube, mi raccomando, è gratuito. Cliccate il mi piace, mandate il video ai vostri amici se pensate che sia interessante anche per loro, ma soprattutto cliccate sulla campanella, così quando pubblichiamo un nuovo video oppure andiamo in diretta, YouTube vi avvisa da solo, così arriva la notifica, tac, e saprete che è uscito un nuovo video o è iniziata una diretta. Ci sono poi i nostri social, Instagram, Twitter, TikTok e Twitch, dove ci trovate appunto in diretta lunedì, mercoledì e venerdì. Venerdì con un nuovo appuntamento, Joystick, la nostra storia dei videogiochi, insieme a Marco e Yuri. Mercoledì si gioca insieme con il mio cabinato e lunedì continuiamo con Gaetano, una nuova avventura, sempre con un bello spazio dedicato alla polemica. Quindi mi raccomando, cominciamo da stasera. Per ora è tutto. Vi aspetto sabato e domenica, mi raccomando. Buona serata, ciao a tutti.